Colleghi, diamo inizio a questa seduta del Consiglio regionale. Come è noto, la seduta si aprirà con il question time, le interrogazioni a risposta immediata. Chiamo la prima, oggetto numero 172, ex caserma Minervio, area dell'anfiteatro romano, disponibilità della Giunta alla prosecuzione dell'azione di recupero del complesso immobiliare Spoletino. Interroga il consigliere Cintioli. Risponderà per la Giunta la Presidente Marini. Ricordo a tutti che l'interrogante per illustrare l'atto ha a disposizione 2 minuti. Colleghi, per cortesia, la Giunta può rispondere per un massimo di 3 minuti, l'interrogante ha un diritto di replica per il massimo di 1 minuto. La parola al consigliere Cintioli, prego. Grazie Presidente. Intanto volevo ricordare che questa interrogazione ormai è un po' datata perché risale al febbraio del 2014 e riguarda un argomento che, diciamo, non solo sta a cuore alla comunità spoletina, ma credo che sia un problema che riguarda in particolare anche la regione dell'Umbria per quanto attiene alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di questa regione. L'interrogazione si riferisce a un finanziamento che la Regione dell'Umbria nel 2001 aveva assegnato al Comune di Spoleto a valere sui fondi del terremoto per il recupero funzionale dell'ex area Minervio che nel 2000 tra l'altro fu in qualche modo donato dal Ministero al Comune di Spoleto. Volevo ricordare che quest'area è un'area importante, è circa un ottavo dell'intero centro storico del Comune di Spoleto. In quegli anni fu avviato insieme con la Regione dell'Umbria un progetto per il recupero funzionale di tutta quanta l'area. Il progetto complessivo allora sommava circa 45 milioni di euro. I fondi che la Regione dell'Umbria aveva destinato al Comune di Spoleto erano pari a circa 18 milioni. E tra l'amministrazione comunale di allora e la Regione dell'Umbria fu avviata una interlocuzione per intanto definire un progetto complessivo. Voglio anche ricordare che lì addirittura su un edificio era stato in qualche modo previsto un intervento campione legato proprio a tecniche antisismiche. Quindi dicevo, fu avviata questa interlocuzione sia per la redazione di un progetto complessivo che anche per la redazione intanto di un progetto di primo stralcio. Ci sono state varie vicende fino a quando nel 2010 la Giunta regionale depotenziò, definanziò l'intervento lasciando purtroppo che tutta la struttura fosse in mano a un degrado. Ad oggi le situazioni strutturali sono enormemente peggiorate. Tutta una serie di coperture tra l'altro stanno crollando e quindi credo che sia quantomeno importante mantenere anche gli impegni che furono presi dalla precedente Presidente della Giunta regionale, che era quella di dire di avviare interventi di consolidamento con l'utilizzo dei fondi europei. Oggi siamo di fronte alla nuova programmazione 2014-2020 e con questa interrogazione io vorrei sapere se la Giunta regionale è intenzionata nel frattempo magari a prevedere interventi stralci, soprattutto per mettere mano a un piano di recupero delle coperture che permetterebbero perlomeno alla struttura di non subire ulteriori degradi. Grazie. Grazie consigliere. Per la risposta della Giunta la parola alla Presidente Marini. Prego. Grazie. Questo tema, come ha detto il consigliere Cintioli, oltre ad essere una questione rilevante per il valore e il significato che ha tutta l'area dell'ex caserma di Minervio del Comune di Spoleto e quindi di particolare interesse per la città di Spoleto, in realtà si tratta di un'area e di un immobile di particolare significato nella valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse regionale. Come è stato correttamente anche riportato nei contenuti dell'interrogazione scritta, in realtà la Regione Umbria ha sempre mostrato interesse a raccogliere le istanze del Comune di Spoleto
al fine di contribuire e concorrere anche con risorse provenienti inizialmente dai fondi destinati al programma finanziario per gli interventi di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 97, ad accompagnare le finalità e gli obiettivi del Comune di Spoleto per la ricostruzione di tutto il complesso denominato ex caserma di Minervio. Tuttavia, la somma iniziale preventivata dell'intero intervento era di circa 18 milioni di euro, che poteva trovare copertura esclusivamente in queste risorse significative e straordinarie che sono venute per la riqualificazione, la ricostruzione e gli interventi di messa in sicurezza connessi ai fondi post-sisma 97. Non è stato possibile, eccetto alcuni interventi già finanziati dalla Regione, come per esempio le somme di circa 865 mila euro destinati al Comune di Spoleto per tutte le spese di progettazione, di saggi e di indagini preliminari agli interventi e agli obiettivi di ricostruzione, nei termini e nei limiti che erano stati fissati peraltro dalla precedente giunta regionale, non è stato possibile dare, diciamo, avvio alle fasi esecutive degli interventi, motivo per il quale la precedente giunta regionale nel marzo del 2010 ha provveduto ad una riprogrammazione di queste risorse. La posizione dell'attuale giunta regionale, che ha discusso sia con la precedente amministrazione comunale di Spoleto sia con l'attuale sindaco e giunta comunale di Spoleto, è quella ovviamente di accompagnare una scelta strategica della città di Spoleto. Ad oggi le risorse finanziarie residue della legge 61 del 97 non consentono la finanziabilità dell'intero progetto così come era stato pensato, ma siamo disponibili sia con le somme eventualmente recuperabili dalle economie degli interventi che sono in corso sempre della legge 61, ma soprattutto con gli interventi di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e la caserma soprattutto nella sua collocazione strategica, l'area che attiene anche all'anfiteatro romano e quindi in un punto di grande valore culturale e storico-artistico della regione, fa presupporre, per quanto riguarda, e questa è l'informazione che noi abbiamo fornito anche all'amministrazione comunale di Spoleto, di poterla inserire per stralci funzionali in interventi sia accompagnati eventualmente dai fondi strutturali sia da risorse finanziarie nazionali destinate ai beni culturali. Sottolineo che di recente il governo ha previsto una somma importante finalizzata ai beni culturali delle città italiane, che sarà gestita dal Ministero per i beni culturali e l'Associazione dei Comuni e di Comuni. Credo che quello, in aggiunta anche a questo impegno della Giunta regionale, possa rappresentare ad esempio un canale nel quale ricostruire il quadro finanziario che potremmo accompagnare per stralci funzionali, dicevo, come già proposto dalla Regione alla città di Spoleto, al Comune di Spoleto, alla sua amministrazione e al suo sindaco. Quindi confermo quanto richiesto dal consigliere Cintioli su questo. Grazie Presidente. Per una breve replica la parola al consigliere Cintioli. Sì, grazie, ma io prendo atto con soddisfazione della risposta data dalla Presidente Marini. Credo che la strada intrapresa dalla Regione, in accordo anche con l'attuale amministrazione comunale, sia quella più opportuna, anche perché credo che avere a disposizione tutti insieme le risorse disponibili, che ad oggi credo necessitano di circa 50 milioni, sia voglio dire una impossibilità anche non lo spenderle tutti quanti insieme. Quindi credo che intervenire per stralci sia la cosa più intelligente. Quello che mi auguro e quello che dicevo prima è che questa decisione venga presa nel più breve tempo possibile, perché la struttura sta subendo ogni mese che passa, ogni giorno che passa,
danni strutturali ingenti, tra l'altro le coperture ormai cominciano a essere precarie e soprattutto questo intervento permetterebbe anche di tutelare e salvaguardare tutta una serie di affreschi e di pitture che sono all'interno della struttura. Quindi io spero che Regione e Comune si siedano quanto prima intorno a un tavolo, si trovino le soluzioni definitive, si arrivi finalmente a un progetto condiviso e questo importante intervento possa finalmente prendere l'avvio. Grazie. Grazie consigliere Cintioli. Chiamo l'oggetto numero 191, prestazioni sanitarie erogate in regime di intramegna, copertura della manovra complessiva per il 2012 e 2013 a fronte del mancato introito, intendimenti della Giunta a riguardo. Interroga il consigliere Zaffini. Sulla medesima tematica è stata presentata e quindi la chiamo congiuntamente e dopo il consigliere Zaffini interverrà il consigliere Valentino, che ha presentato l'atto oggetto numero 213, annullamento da parte del TAR dell'Umbria della delibera di giunta numero 428/2014 che disponeva l'incremento di ulteriore ticket per le prestazioni sanitarie rese da professionisti in regime di intramegna. Quindi la parola al consigliere Zaffini per due minuti, poi l'illustrazione da parte del consigliere Valentino dell'altra interrogazione e la Presidente della Giunta risponderà a entrambe in un unico intervento. Prego consigliere Zaffini. Grazie Presidente, la vicenda è quella che i cittadini temo conoscano, perché ogni volta che si accostano al Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni in regime di intramegna, cioè le specialistiche, ne hanno avuto purtroppo conoscenza. È quella di una maldestra operazione intentata dalla Regione ai danni dei cittadini con un ticket di quasi il 30%, il 29%, giudicato una prima volta illegittimo dal TAR, ricorso della Regione al Consiglio di Stato, il quale annullava la prima sentenza per vizi meramente formali, senza entrare minimamente nel merito del provvedimento. Ricorso successivo e diminuzione da parte della Regione da 29 a 20% del super ticket. Ricorso successivo delle associazioni dei consumatori e dei cittadini, nuova sentenza del TAR dell'Umbria che questa volta con argomentazioni lapidarie liquida definitivamente la vicenda, caricando la Regione di un atto illegittimo e giudicando eccesso di potere, addirittura eccesso di potere, il nuovo provvedimento al 20%, nuova quindi bocciatura, e quindi oggi necessità, come avevamo fin dall'inizio detto, purtroppo su questo noi non possiamo far riferimento alla memoria dei cittadini che hanno altri problemi a cui pensare e ce ne rendiamo conto, ma fin dall'inizio io sottoscritto attaccai questo atto come illegittimo, come eccesso di potere, come superamento del Consiglio regionale, come imposizione illegittima di una tassa, tutti argomenti sposati completamente dall'ultima sentenza del TAR che boccia definitivamente il provvedimento. Ora una serie di considerazioni ci vengono in mente, rapidamente la prima è quella di natura politica. Questo è un atto esempio di quello che non si deve fare nell'amministrare la cosa pubblica. Di fronte a una vicenda come questa si deve solo tacere, chiedere scusa e rimborsare i cittadini. Altra considerazione che ci viene in mente, questa stupenda avvocatura della Regione, pagata con fior di danaro, che fa perdere continuamente la Regione, evidentemente mal consigliando anche il potere politico, che in qualche occasione deve essere messo davanti alla realtà dei fatti, semplicemente dicendo: cara Presidente, caro Assessore, qui non andiamo da nessuna parte perché perdiamo. Terza considerazione che ci viene in mente, la invito a concludere e chiudo, terza considerazione che ci viene in mente e chiudo è quella umana, che fa riferimento naturalmente a un aspetto anche di natura politica, e che è quella di continuare a negare l'evidenza.
l'evidenza di un provvedimento nato sbagliato che deve essere semplicemente cancellato, ripeto, chiedendo scusa e rimborsando i cittadini. Su tutto questo si imposta una nuova campagna elettorale e i cittadini evidentemente hanno tutta la libertà e la serenità e la maturità di capire chi hanno davanti. Grazie. Grazie consigliere Zaffini, la parola al consigliere Valentino per l'illustrazione del suo atto. Breve. Grazie presidente, anche perché il collega Zaffini l'ha illustrata tanto bene la sua interrogazione. La mia interrogazione si riallaccia a un'interrogazione che ho fatto il 1° ottobre 2014, in cui chiedevo volumi alla presidente come assessore alla sanità pure sui ticket dell'intramenia. E questa interrogazione deriva sulla delibera di giunta del 428 del 2014, del 28 aprile 2014, che prevedeva un altro ulteriore aumento del ticket del 20%. Adesso, di là, c'è stata una sentenza del TAR che parla chiarissimo in questa sentenza, dove dice che i cittadini devono essere anche rimborsati delle spese sostenute. Cercherò di essere breve, non gliela leggo, però gli chiedo se la Regione dell'Umbria intende risarcire gli utenti della sanità umbra che hanno soffrito alla data odierna dei servizi intramenia illegittimamente maggiorati per le maggiori cifre sborsate ma non dovute, così come deciso dalla sentenza in oggetto, che sarebbe la sentenza 19 del 2014 del TAR dell'Umbria. Grazie presidente. Grazie consigliere Valentino, la parola per la risposta della Giunta alla presidente Marini. Prego presidente. In merito a queste due interrogazioni, almeno do atto della almeno trasparenza del consigliere Zaffini, che ha detto che il contenuto è propedeutico ad una campagna elettorale. Questa giunta regionale e questa amministrazione regionale, ma complessivamente la Regione Umbria negli anni, ha sempre affrontato il tema della sanità con grande equilibrio e grande capacità nella gestione anche degli aspetti economico-finanziari, tanto che i ticket, se fossero dipesi unicamente dalle scelte autonome della Regione Umbria, così siamo in campagna elettorale, possiamo eliminarli totalmente, perché la Regione Umbria sarebbe in grado di garantire con il fondo sanitario l'intera copertura delle prestazioni senza il concorso della compartecipazione per tutti i livelli essenziali di assistenza. Su questo tema dei 10 euro fissati dal governo, qui noi la ribadiamo, la Regione Umbria ha scelto una strada di rendere esenti i cittadini fino a 36.000 euro di reddito, e la scelta di rendere esenti i cittadini ci ha spinto a proporre una spalmatura diversa dei 10 euro rispetto all'applicazione automatica in base al reddito, motivo per il quale sono stati applicati ticket per le prestazioni considerate con partecipazione alla spesa dal governo solo per i redditi superiori a 36.000 euro e per tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, sia quelle erogate direttamente dal Servizio Sanitario, sia quelle erogate in regime di intramenia nel Servizio Sanitario Nazionale, perché qui siamo nell'intramenia del Servizio Sanitario Nazionale. I consiglieri regionali sanno che già nel primo ricorso del TAR il Consiglio di Stato ha detto una cosa invece precisa. La delibera della Giunta regionale impugnata è meramente attuativa della norma di carattere finanziario che introduce la misura alternativa alla quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il recepimento di accordo intervenuto tra regioni e ministeri interessati. Voglio sottolineare che in difesa c'è la Regione ed il Servizio Sanitario Nazionale rappresentato dall'Avvocatura distrettuale per i ministeri dell'Economia e Finanze e per i ministeri della Salute, a sottolineare che questa misura non è discrezionale della Regione Umbria ma è in attuazione il recepimento dell'accordo nazionale. La Regione Umbria sul secondo ricorso al TAR ha proceduto ovviamente a recepire, consigliere Valentino, il TAR ha semplicemente annullato la delibera, non ha potuto e non è suo dovere stabilire nulla in materia dei ticket legittimamente erogati in base alla vigenza della delibera. Siamo difesi sia la Regione Umbria dall'Avvocatura sia i due ministeri che sono costituiti di fronte al TAR,
e la decisione condivisa è quella del ricorso al Consiglio di Stato per le stesse valutazioni della prima sentenza. Vorrei dire e sottolineare che il secondo ricorso al TAR è questa volta di un'associazione dei consumatori. Già la prima volta il Consiglio di Stato ha detto alle associazioni dei medici e alle organizzazioni sindacali che non sussistevano le ragioni perché non vi era nessun aspetto organizzativo. Questo secondo ricorso, noi ci costituiamo in difesa di una misura non discrezionale della Giunta regionale, ma in attuazione di una norma che la Giunta regionale ha voluto applicare in Umbria per renderla meno gravosa alle fasce di reddito e di popolazione e per stabilire l'esenzione fino a 36.000 euro. Quindi attenderemo l'esito finale di questo secondo giudizio e voglio sottolineare questo secondo giudizio, questo bisogna dirlo a chi ricorre che fa spendere, ma nel primo caso, la Regione ne è uscita come ministeri legittimata nei suoi provvedimenti dal Consiglio di Stato. Quindi grazie sarà Presidente, per una breve replica la parola al consigliere Zaffini e poi al consigliere Valentino. Presidente, prego. Sulla possibilità di esentare tutte le prestazioni, io sottolineo alla Presidente, che sicuramente lo sa, avendo la delega alla sanità, che in Umbria ci sono circa 8 milioni di prestazioni complessive tra diagnostica e sanitaria, e già oggi il 40% di queste prestazioni sono esenti, tant'è che siamo di fronte al fenomeno dello shopping sanitario che determina liste d'attesa, intasamenti eccetera eccetera. Quindi i ticket, Presidente, bisogna metterli, questo è quello che diciamo noi, bisogna metterli, però bisogna metterli giusti e bassi, non del 30% della prestazione come avete fatto voi. Il Consiglio di Stato, Presidente, stronca l'atteggiamento della Regione, perché cita testualmente in questa sentenza che io leggo, la sentenza del TAR ultima, la sentenza del TAR ultima stronca l'atteggiamento della Regione, in quanto cita testualmente in questa sentenza che io leggo, che sostiene la Regione che il provvedimento in questione costituisca una mera rimodulazione del quantum della misura di compartecipazione. Non ritiene il Collegio di poter condividere tale assunto e lo giustifica con tutto questo pezzo che io non ho il tempo di leggere. Successivamente il TAR dice: giova evidenziare che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, quale pronuncia di mero rito, ha prodotto quale unico effetto l'accertamento dell'assenza dei presupposti processuali per poter definire nel merito la controversia. Quindi il Consiglio di Stato esce completamente dalla vicenda del merito e tratta solo la vicenda tecnica, processuale, dicendo deve che concludere. Alcuni dei ricorrenti non avevano titolo a ricorrere. Tant'è che dice, mantenendo del tutto intonso il tema decidendum dell'esame del Collegio. Quindi, Presidente, in buona sostanza mi sembra di capire che non ci dice con che cosa rimborsa i cittadini che hanno pagato ingiustamente, non ci dice scusa, non ci dice mi fermo qui, anzi ci dice che addirittura ricorre di nuovo al Consiglio di Stato. Questa è l'arroganza, questa è la incapacità a gestire la cosa pubblica, questo è tutto quello che un'amministrazione pubblica non deve fare, tutto il resto lo può fare. Grazie, la parola al consigliere Valentino, prego, il rispetto dei tempi. Sono brevissimo, Presidente, me lo consenta, ma non sono soddisfatto, Presidente Marini, della sua risposta. Per un semplice motivo: se il TAR si pronuncia su una delibera di giunta, lei deve bloccare la delibera di giunta automaticamente. E deve rimborsare anche i cittadini umbri che fino adesso hanno pagato facendo delle visite intramenia, cose che non dovevano alla Regione dell'Umbria. Quindi dopo sono contento soltanto di una cosa, che l'avvocato della Regione mi auguro che non guadagna quanto l'avvocato del Comune di Perugia. Mi auguro, perché se dovesse guadagnare quanto il Comune di Perugia è un suo intento e diritto di prolungare la sentenza del Consiglio di Stato. Non sono soddisfatto della sua risposta e mi auguro di cuore che metta in atto la sentenza del TAR. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 210, funzionamento della rete degli ospedali di emergenza in Umbria.
motivazioni che inducono al trasporto di pazienti da una struttura all'altro, come nel recente caso di un cittadino di Gualdo-Tadino, interroga la consigliera Monacelli, risponderà nuovamente la presidente Marini. Prego, consigliera. Sì, grazie presidente. Sì, l'oggetto è chiaro, si parte dalla valutazione di un caso particolare per attuare una sorta di riflessione più complessiva sulla rete dell'emergenza-urgenza, sulla rete ospedaliera Umbra. A ridosso delle festività natalizie un paziente di Gualdo-Tadino, un cinquantenne, viene colpito improvvisamente da infarto. La macchina dei soccorsi arriva dopo 10 minuti presso la sua abitazione e da lì inizia quella che è l'analisi, la riflessione. Il paziente viene trasportato all'ospedale di Branca, che è inserito nella rete dell'emergenza-urgenza, ma in questa struttura non viene ricoverato, ma viene disposto il suo trasferimento presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, l'ex Silvestrini. Il tragitto effettuato dall'ambulanza attraversa anche il comune di Foligno, ma l'ospedale non riceve l'ambulanza, non riceve il paziente, che continua alla volta del Silvestrini. A pochi metri dal Silvestrini un secondo attacco, probabilmente quello decisivo, fa arrivare il paziente in condizioni disperate. Il calvario finisce praticamente tra il primo attacco cardiaco e la morte di 2 ore. In 2 ore, presidente, si arriva a Roma. La sfortuna è che questo paziente risiedeva in un territorio marginale dell'Umbria, a Gualdo-Tadino, e non a Perugia. Fosse stato a Perugia forse si sarebbe salvato, essendo in un territorio periferico, con complicità del destino cinico e baro, questa sorte non gli è toccata. La riflessione è: abbiamo toccato ospedali diversi, Branca, Foligno, perché il paziente è stato sottoposto a questo giro estenuante? Come mai la rete dell'emergenza-urgenza non è così, come dire, robusta da consentire il trasferimento da un ospedale all'altro, ma esiste una convenzione che vincola l'ospedale di Branca con l'ospedale Santa Maria? Perché non c'è questa possibilità di mettere in stretta connessione, per esempio, ospedali che attengono anche ad ASL diverse? Fortuna che ne abbiamo soltanto 2, che sono state ridotte a 2, più le 2 aziende ospedaliere, ma i rapporti continuano ad essere così fortemente complessi. Ecco, io le chiedo di esprimere una valutazione per capire quali sono le motivazioni che inducono al trasporto di pazienti da un ospedale all'altro dell'emergenza mancati ricoveri. Grazie. Grazie, consigliera. La parola alla presidente Marini. Ma intanto la consigliere Monacelli ha fatto un'interrogazione riferendosi a uno specifico caso sanitario e credo che in questo caso il dettaglio delle procedure che sono state seguite su quel paziente verranno fornite sulla base delle relazioni che hanno fatto i medici, che ci ha fornito ovviamente la USL Umbria 1, il direttore del Dipartimento dell'Emergenza, ma soprattutto le 2 relazioni dei 2 medici che hanno trasferito il paziente a bordo dell'ospedale dell'ambulanza, prima all'ospedale di Gubbio e poi presso l'azienda ospedaliera di Perugia. Quindi il dettaglio delle procedure, da cui si evince che il protocollo sanitario è stato seguito secondo le indicazioni delle linee guida sanitarie e quindi potrà vedere anche tutti gli elementi di carattere sanitario. Invece la risposta su tecnica organizzativa, bisogna precisare, non esiste per la urgenza emergenza la relazione con le aziende sanitarie o le aziende ospedaliere come da lei indicato, ma esiste il funzionamento non a caso della centrale operativa unica del 118 che agisce sull'intero territorio regionale. Nel caso specifico, peraltro, la centrale operativa di Perugia,
aveva immediatamente assegnato il codice rosso neurologico sulla base delle informazioni che il familiare ha dato quando ha chiamato la centrale operativa. Esiste una procedura unica. Dobbiamo sottolineare, questa è la vera informazione, che il sistema dell'emergenza e dell'urgenza si basa sulla classificazione degli ospedali che gestiscono l'emergenza di primo livello, che sono gli ospedali di Città di Castello, di Gubbio, di Foligno, di Spoleto e di Orvieto, e gli ospedali che gestiscono la cosiddetta emergenza di secondo livello, cioè che hanno al loro interno una serie di complessità organizzative e di specialistiche, che sono le aziende ospedaliere di Perugia e Terni. Quindi sono i medici del 118 e la centrale operativa, sulla base della valutazione del paziente, a stabilire se l'intervento può essere sviluppato in un ospedale di primo livello o in un ospedale di secondo livello. Nel caso del paziente in oggetto, che ha seguito correttamente tutta la procedura, e quindi la centrale operativa è intervenuta immediatamente alle 7:15, il medico che ha eseguito il primo intervento sul paziente come medico di 118 ha immediatamente colto che si trattava di una particolare diagnosi che necessitava di angioplastica primaria. È stato condotto all'ospedale di Gubbio, che era già attivato con l'azienda ospedaliera di Perugia, e il paziente è stato trasferito all'azienda ospedaliera di Perugia. Tengo a sottolineare questo aspetto, che l'ospedale di Gubbio, emergenza di primo livello, ha richiesto l'attivazione dell'azienda ospedaliera di Perugia come emergenza di secondo livello. E l'emergenza di secondo livello è Perugia o Terni, quindi il più prossimo per Gubbio, così come per Spoleto, per Foligno, per Città di Castello, è l'azienda ospedaliera di Perugia. Solo nei territori di confine, infatti Spoleto, tengo a precisare, dei confine tra le due province, è la centrale operativa che valuta, a seconda di dove avviene soccorso, se attivare l'emergenza di secondo livello di Perugia o l'emergenza di secondo livello di Terni. Voglio aggiungere che dalle relazioni mediche si evince che il paziente in oggetto, e questo è nei verbali di entrambi i medici, sia quello che ha soccorso il 118 verso l'ospedale di Gubbio, sia quello che ha trasferito il paziente dall'ospedale Presidente, di Gubbio la invito a concludere. Ho finito, all'azienda ospedaliera di Perugia, entrambi mettono a verbale che si tratta di un paziente che da ben due giorni aveva fastidio al torace, il che fa presupporre, come dichiarato dai familiari, in entrambi i verbali in possesso dell'azienda, il che fa presupporre che il tema non è quando è intervenuto presumibilmente le azioni del 118, ma l'aver colto una situazione del paziente anche nelle ore che hanno preceduto le 7:15 della mattina, quando è stata attivata la centrale operativa il 118. Le relazioni tecniche ovviamente possono essere acquisite dalla consigliera regionale, e credo che, dato che si tratta delicatamente di una interrogazione che ha a che fare con un singolo paziente, di non fornire il dettaglio in aula, ma sulle procedure organizzative tengo a precisare che non ci sono più il funzionamento di un'unica centrale operativa, il sistema dell'emergenza e urgenza agisce su scala regionale e non per singole aziende o per singoli ospedali in base alle aziende di appartenenza. Grazie Presidente, la parola alla consigliere Monacelli per la replica. Sì, non sono soddisfatta perché ci sono delle lacune in queste ricostruzioni. Io ho delle difficoltà per il non entrare nello specifico della vicenda, così come richiamato dalla Presidente, però quando la Presidente fa riferimento ad un accertamento del medico che dice
un'angioplastica primaria, io non posso non ragionare sul fatto che presso l'ospedale di Branca esiste un angiografo che costa migliaia di euro e viene fatto funzionare in virtù di una convenzione attuata con il Silvestrini un solo giorno a settimana. Qui sta il rebus di questa vicenda. Allora, abbiamo da un lato le questioni delle liste d'attesa nella nostra regione, dall'altro abbiamo apparecchiature che costano milioni di euro parcheggiate negli ospedali, che nominalmente passano per essere ospedali dell'emergenza. Se sei uno sfigato hai un attacco cardiaco nel giorno in cui quella apparecchiatura non può funzionare, come nel caso in questione, perché se l'accertamento del medico è stato l'intervento di angioplastica primaria, perché è partito dall'abitazione a bordo dell'ambulanza facendo un elettrocardiogramma che attestava un infarto acuto, quindi se fosse potuto arrivare all'ospedale di Branca ed era attiva l'angioplastica con il cardiochirurgo che arrivava dal Silvestrini, forse si sarebbe potuto disporre l'intervento. Così non è stato, perché la convenzione non prevede questo. Parte alla volta dell'ospedale di Perugia, capisco che in quel caso subentra l'attivazione dell'emergenza di secondo livello, però parliamoci chiaro, l'ospedale di Foligno esistono degli operatori che sono in grado di poter allora le questioni spesso burocratiche non ci aiutano a risolvere il problema delle persone che vivono e muoiono, spesso ci infortiamo su questioni che sono più di natura organizzativa burocratica rispetto al problema vero della questione. Allora, credo che il problema sia d'altra natura, non può essere solo il destino cinico e baro, ma c'è un'organizzazione che difetta. Grazie. Grazie collega Monacelli, invito i colleghi al rispetto dei tempi anche per le esigenze di trasmissione. Chiamo l'oggetto 2214, centrale unica del servizio di emergenza 118, di servizi creatisi in alcuni distretti della provincia di Terni, derivanti dal razionale utilizzazione dei mezzi di soccorso. Intendimenti della giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere Nevi, risponde la presidente Marini. Prego collega Nevi. Grazie presidente, ma questa interrogazione solleva un problema molto serio e anche delicato, perché ci sono a seguito dell'entrata in vigore della centrale unica del 118 dei disservizi e anche una inappropriatezza delle chiamate del 118 che si verifica soprattutto da quello che mi risulta nella città di Terni, e vengono richiamate lì le ambulanze di tutto il territorio che sono stanziate su tutto il territorio provinciale, in particolare nella centrale di Avigliano Umbro, che risulta sempre sguarnita. Quindi se succedesse se ci fosse un codice rosso, quindi grande urgenza, noi ci troveremmo a non avere a disposizione l'ambulanza, perché questa ambulanza viene portata sempre, sta perennemente nella città di Terni, dove viene utilizzata per impieghi non proprio appropriati. Quindi io penso che è una cosa molto seria e molto delicata, e con questa interrogazione chiedo se la giunta regionale è al corrente di queste disfunzioni. Mi risulta che la ASL sia al corrente di queste disfunzioni del servizio e dei conseguenti gravi pericoli connessi, perché parliamo di vite umane, e quindi l'interrogazione ha anche una funzione, diciamo così, preventiva, affinché ci sia la possibilità di correre ai ripari ed evitare che succeda una tragedia vera della quale tra l'altro sarebbe responsabile la ASL e quindi la Regione. E quindi quali misure la Giunta regionale e l'assessore alla sanità, in questo caso la presidente Marini, intende porre in atto per risolvere questo problema prima che avvenga appunto qualche grave incidente. Grazie presidente. Grazie collega Nevi, prego presidente Marini. Sì, questa interrogazione del consigliere Nevi, oltre a rispondere nel merito dell'area del territorio di Avigliano Umbro e di tutta l'area Alto Amerino e Centrale che gestisce la copertura
per il 118, mi permette però di chiarire che questa giunta regionale non a caso da 2 anni ha attivato una riorganizzazione della rete dell'emergenza e dell'urgenza con la gestione della centrale operativa unica, anche per superare una serie di difficoltà dovute ad un'azione sull'emergenza urgenza che era precedentemente gestita esclusivamente dalle aziende territoriali. Peraltro noi abbiamo rafforzato la dotazione delle modalità di intervento con la centrale operativa, perché agendo come centrale operativa unica la copertura dei codici rossi avviene sull'intero territorio regionale, quindi è la centrale operativa che valuta l'ambulanza disponibile più prossima e più attrezzata anche al caso, perché vorrei ricordare che quella della Merino Avignanese viene utilizzata solo parzialmente per i codici rossi vengono attivati anche utilizzando la centrale operativa, le ambulanze sia dell'ospedale di Terni, sia dell'azienda ospedaliera di Terni, sia anche di aree del Perugino che vengono attivate perché prossime, quindi si agisce sulla regione in base anche alle distanze in cui si trovano le ambulanze dotate dell'equipe ma anche delle attrezzature in grado di gestire i codici rossi. Nella cosa poi specifica vorrei ricordare che sulla provincia di Terni sono stati attivati anche incontri tra i responsabili dei 118 territoriali di tutta l'ex provincia con il responsabile della centrale operativa unica del 118, perché la particolarità della provincia di Terni è che non solo le ambulanze sono gestite da soggetti in convenzione, su cui il consigliere sa che noi stiamo procedendo anche ai regolamenti per l'accreditamento, per la riqualificazione di tutta la rete, ma anche una parte dell'equipe del personale di 118 sono equipe in convenzione, a differenza di quanto accade sul resto del territorio regionale. Quindi è in corso anche una fase di omogenizzazione, di riorganizzazione delle procedure e dei protocolli, dove io aggiungo però che i dati che sono in possesso mostrano che nell'anno 2014 rispetto al 2013, per esempio, c'è stato un aumento delle centralizzazioni degli ospedali di Narnia Melia e un incremento dei codici rossi a copertura dell'intero territorio interessato. Aggiungo anche che in presenza di determinati codici, per esempio quella di Avigliano Umbro gestisce principalmente i codici verdi, che sono i codici, come è noto, non critici, che sono assegnati alle postazioni coperte dai mezzi forniti dalle associazioni. Quindi la centrale operativa tende a distinguere i codici rossi con i mezzi che escono dagli ospedali Narnia, Melia e azienda ospedaliera di Terni, e i codici verdi, cioè quelli meno critici, con i mezzi che sono forniti dalle associazioni, distinguendo anche l'utilizzo di questi mezzi. L'aspetto che lei solleva è oggetto anche di uno specifico incontro, perché noi abbiamo richiamato anche le associazioni. Presidente, le invito a concludere. Ho concluso. Anche le associazioni a tenere distinti quelli che sono i mezzi a servizio della rete emergenza-urgenza di 118 dai mezzi che sono a servizio delle altre prestazioni sanitarie, come il trasporto pazienti, dializzati, cioè le attività più routinarie del servizio sanitario. Comunque il tema da lei sollevato è oggetto anche di approfondimenti da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere di... Prego, collega Nevi, per la replica. Grazie, Presidente. Ma io mi ritengo parzialmente soddisfatto della sua risposta, che mette in evidenza un'organizzazione del 118 che chiaramente mi convince. Questo è anche il motivo per il quale abbiamo visto con favore l'attivazione della centrale unica. Ecco, prendo atto che comunque non ho, anche come dice la Presidente, insomma, sollevato un tema non inesistente. Aspetterò
le conclusioni che verranno da questo incontro, che reputo importante, perché io penso che occorre mettere a sistema tutte le forze che abbiamo, soprattutto quelle dei volontari, che costituiscono una ricchezza assoluta e una peculiarità anche della nostra regione. Quindi per ora mi dichiaro parzialmente soddisfatto, in attesa che poi verranno definiti, speriamo, anche quei criteri che possono portare a una migliore ancora organizzazione di questo fondamentale servizio per i cittadini. Grazie. Grazie collega Nevi. Chiamo l'oggetto numero 206, tempo e modalità di presentazione da parte della Giunta regionale dell'istanza presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa per l'area di Terni e Narni, adempimento a disposizioni recate dalla deliberazione 351 adottata in data 2 settembre 2014 dall'Assemblea legislativa. Interroga il consigliere Stufara, risponde l'assessore Riommi. Prego, collega Stufara. Grazie Presidente. L'interrogazione è, nella sua drammaticità, molto semplice. Quest'Aula, dopo una discussione lunghissima, ci sono volute, come ricorderete, ben 4 sedute e 4 rinvii, è riuscita alla fine, all'inizio di settembre del 2014, a deliberare, diciamo, in un atto articolato che poneva la necessità di riqualificare e di innovare il sistema produttivo e manifatturiero del territorio di Terni e di Narni anche attraverso l'attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi complessa come previsto dalla normativa statale di riferimento. Il Consiglio regionale in quella deliberazione ha valutato le crisi industriali ricomprese all'interno dell'area ternano-narnese come situazioni non risolvibili con risorse e strumenti esclusivamente di competenza della Regione, ancorché riferibili alla programmazione comunitaria. Quindi la Regione ha riconosciuto, oltre alla strategicità di quei poli produttivi, anche la complessità di quelle situazioni di crisi non risolvibili senza un intervento di politiche industriali del Paese, del Governo nazionale, che per questa via può e deve tutelare uno degli asset strategici del suo apparato industriale. In questi tempi, in queste settimane, in questi mesi, come è noto, sono successe molte vicende. Richiamo solo quelle che hanno caratterizzato lo scorso mese, il mese di dicembre del 2014. Il 3 dicembre si è arrivati alla firma dell'accordo in merito alla vertenza AST che ha attraversato il territorio regionale per molte settimane. È inutile che richiami i contenuti di quell'accordo perché sono noti e più volte sono stati esaminati anche in quest'Aula. Il 1 dicembre 2014 c'è stata l'approvazione della procedura di mobilità per i lavoratori della SGL Carbon. Siamo, diciamo, nella prospettiva del loro riassorbimento che va perfezionato in questi giorni. Il 4 dicembre c'è stata l'apertura di un nuovo tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alle aree ex Basel e al polo chimico. Anche in questo caso sono state numerose le occasioni di discussione in quest'Aula, ma lo segnalo perché, diciamo, siamo di fronte a una molteplicità di situazioni. Poi parleremo in questa seduta nuovamente anche della vicenda dell'Istrim, che ha caratteristiche diverse ma si inserisce nel medesimo territorio. Il punto che pongo con l'interrogazione è il seguente. Sono passati quasi 5 mesi dalla delibera del Consiglio regionale, che lo ricordo è datata 2 settembre 2014. Chiediamo di sapere quali procedure sono state predisposte, se è stata inviata, come ci auguriamo, l'istanza formale al Ministero per il riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa dell'area di Terni e di Narni, e anche le azioni affinché la progettazione che deve sostenere anche gli interventi che questa procedura auspicabilmente potrà prevedere, quali percorsi, quali coinvolgimenti sono stati avviati da parte della Regione, che ha un ruolo principale. Non collega Stufara, lei è fuori con l'accuso, mi scusi. Nella,
Presidente, mi ha appena richiamato e concludo in pochi secondi. Dicevo, la Regione ha un ruolo strategico, non vorrei che, diciamo, abbiamo ascoltato in questi giorni i richiami di Confindustria, che è stato il soggetto che si è più speso nella prima fase contro questa prospettiva, oggi invece richiama i soggetti pubblici alla coerenza. Non vorrei dover dare ragione a quei richiami, perché l'esigenza di accelerare su questo versante è un'esigenza incontrovertibile. Grazie. Grazie collega Stufara, la prego a essere più breve nella replica. Prego Assessore Riommi, e prego anche lei di essere virtuoso. Allora, tema veniva richiamato e ricordato nei suoi passaggi ufficiali dal consigliere Stufara. L'oggetto dell'interrogazione sta in line, come dire, con un percorso che è tipo quello dei richiami, insomma. Dal 2 di settembre, come veniva ricordato, quando il Consiglio regionale ha espresso quelle valutazioni e quelle indicazioni di merito, si è operato, e le varie vicende non sono di per sé scisse dai percorsi formali, per essere chiari. Sono state fatte due tipi di operazioni. Una, quella della progressiva condivisione nel merito dell'iniziativa e nel taglio dell'iniziativa. Anche qui, con molta franchezza, lo strumento è sottoscritto, è uno di quelli, come dire, che si è speso anche per i ripensamenti, diciamola in questa maniera, dentro la partita dello sviluppo e della ripartenza della capacità competitiva dell'apparato industriale, con quelle caratteristiche ci troviamo nell'area di Terni, Narni. Per un verso, e va riprecisato, va giocato non come percorso salvifico, ma come strumenti utili per poter agire, e progetti utili per poter agire dentro le dinamiche dello sviluppo. E da questo punto di vista c'è un lavoro in piedi, tanto per essere chiari, sui percorsi formali, ma anche sui percorsi di carattere sostanziale. Per questo dicevo, le cose, le crisi, l'accordo, come dire, su Terni, Ast, con alcuni contenuti, non sono percorsi diversi, con l'autorità di governo, per arrivare a fotografare l'iniziativa formale nei termini più efficaci e contemporaneamente nei termini più rapidamente percorribili. È evidente, e non sfugge a nessuno, che, e credo che questo sia un fatto politico e sociale alle nostre spalle rilevante, in queste settimane e mesi, anche dentro il confronto, anche dentro le vertenze, anche dentro le procedure che si sono sviluppate, si è costruita a questo punto quella che posso definire, credo, questo a titolo personale, una piena consapevolezza, che è un elemento di forza, non siamo giudici. Più sono le energie che si spendono dentro un percorso, e più è probabile che il percorso vada in porto, che ci permette di dire, salvo i tempi della illustrazione, che anche al seguito di ulteriori verifiche che facciamo in questi giorni, i tempi tecnici dell'invio formale dell'iniziativa siano tempi oramai, come dire, brevissimi. Perché abbiamo portato a casa sia gli approfondimenti tecnici, sia alcune intese sostanziali sui nodi da porre a tema e sulla perimetrazione, sia l'arco delle energie che sostengono questa iniziativa. Credo, ripeto, visto che il tema era quando parte la richiesta, credo che sia oramai una questione, come dire, a breve. Grazie. Assessore Riommi, prego collega Stufara per la replica. Sarò telegrafico, Presidente, perché, diciamo, non posso dichiararmi soddisfatto, perché, diciamo, la domanda se si sia perso tempo in questi mesi su questo piano e su questo versante è una domanda, io credo, legittima. Ci sono voluti fin troppi mesi per raggiungere la mediazione politica all'interno di quest'Aula, e io conosco la posizione e il contributo dell'assessore Riommi a quella mediazione politica, e lo riconosco nuovamente in questo momento. Però non vorrei che a quella mediazione politica poi
siano stati necessari ulteriori mesi per la mediazione sociale, diciamo così, con i soggetti da coinvolgere, e adesso ancora non si è arrivati alla concretizzazione della parte formale, che non voglio essere certo io il burocrate di turno, ma che è necessaria affinché poi si possa dar corso anche a interventi concreti da parte del governo nazionale e dei soggetti, a partire da Invitalia, che possono stare della partita. Io su questo penso che, diciamo, a 5 mesi di distanza dal collega Stufara ha detto che era telegrafico, la giunta sia in ritardo, e quello che mi auspico è che anche attraverso questa sollecitazione ci possa essere un cambio di passo. Bene, colleghi, chiamo l'oggetto numero 209, attacchi terroristici del 7-9 gennaio 2015 a Parigi, iniziative che la Giunta regionale intende adottare al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini del territorio umbro in riferimento al fenomeno del terrorismo. Interroga la consigliera Rosi e risponde l'assessore Paparelli. Prego, consigliere Rosi. Assessore Paparelli. Grazie, Presidente. Ovviamente il mio question time, la mia interrogazione è legata soprattutto più da un aspetto, diciamo, emotivo del momento in cui, insomma, c'è stato questo attentato a Parigi. È ovvio, per accendere soprattutto anche un focus su questa problematica, e visto che vari campanelli d'allarme in tutta Italia, ma insomma dove sono state alzate tutti i livelli, diciamo, di sicurezza, volevamo anche accendere all'interno del Consiglio regionale come, insomma, porre all'attenzione, al centro delle istituzioni, anche in Umbria, essendo una patria, una zona dove, ahimè, in passato è sempre stata la patria sia di terroristi o comunque di cellule che sono passate, che sono transitate o che, insomma, restano in questa nostra regione. Per cui era più che altro per porre l'attenzione, per fare in modo, per capire se sono state fatte tutte le azioni e come intende la giunta, no, regionale, per conoscere quali sono le varie iniziative per dare anche una tranquillità ai vari cittadini umbri nel nostro territorio, proprio con la considerazione che dell'allarme che vive in tutti noi in questo. Comprendo che ovviamente la giunta, il consiglio e la regione non può che diciamo avere una presenza, comunque una vicinanza a tale problema, però ritenevo opportuno che non passasse inosservato e in silenzio. Grazie. Grazie, collega Rosi. Prego, assessore Paparelli, per la risposta. Sì, grazie, Presidente, ma come ben sa la consigliera Rosi, l'ordine pubblico è una materia di competenza esclusiva dello Stato, anche se, diciamo, noi, i governi locali hanno competenze in materia di sicurezza urbana con azioni che possano imprimere a questa la dimensione che gli è propria, cioè quella della coesione sociale, della partecipazione civile, utilizzando gli strumenti di loro competenza, quali la qualità della vita urbana, la risposta ai bisogni sociali, l'adeguatezza dell'offerta abitativa, il controllo sull'appropriata fruizione degli spazi pubblici e in tema di prevenzione tutto quello, ovviamente, che è connesso con le funzioni degli enti locali. Da questo punto di vista noi, diciamo, abbiamo la cornice normativa di riferimento che ci apprestiamo a porre in campo. Gli strumenti sono un accordo generale, dove ovviamente queste tematiche troveranno, per quelle che sono, diciamo, i rapporti di collaborazione e competenza, troveranno la loro accoglienza, cioè l'accordo tra Ministero degli Interni e Regione dell'Umbria. Siamo la seconda regione italiana dopo il Friuli ad approntare questo accordo, e i due patti per la sicurezza che saranno rinnovati e implementati, che riguardano la città di Perugia e la città di Terni, che poi sono le città che maggiormente, diciamo, come dire, sono attenzionate da una serie di elementi. Quindi, dato atto che gli enti locali non sono gli unici attori ad essere chiamati in causa in questo ambito, e se è vero che le politiche di sicurezza per essere efficaci debbono essere locali, questo non può prescindere dal rapporto di governance con gli altri livelli
di governo che stanno dentro questa dimensione che ho descritto. Quindi il ruolo degli enti preposti, specificatamente le funzioni di ordine pubblico, è fortemente integrato nel nostro territorio con gli enti locali. Sul tema si sono svolti due comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza, dove i temi sono stati affrontati, diciamo, a 360 gradi, e dove noi ovviamente, per quello che riguarda poi le nostre strutture di competenza, abbiamo rafforzato il rapporto con la nostra polizia locale di cui ci avvaliamo. Ma altrettanto importante che fra i livelli, ricordare che tra i livelli di competenza statale e i livelli di competenza dei governi locali permanga ben chiara la diversità di funzioni e competenze in materia di sicurezza, che è esclusiva del Ministero degli Interni, su cui ricade la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e come tale è autorità nazionale di pubblica sicurezza. E quindi questo tema, raccogliendo la sollecitazione, non può essere che affrontato a 360 gradi dentro questo ambito. Ovviamente i gravissimi fatti terroristici accaduti a Parigi richiamano principalmente queste competenze, sia a livello nazionale che sovranazionale. Per quanto riguarda l'azione della Regione dell'Umbria, oltre a quello che ho già delineato e descritto, già da tempo noi attuiamo un modello collaborativo, cooperativo con le prefetture e le forze dell'ordine, che mette a sistema tutti i livelli istituzionali e le responsabilità nel rispetto delle specifiche competenze. Non è un caso che, oltre agli accordi che ho descritto prima, anche sul tema in virtù di una legge nazionale, abbiamo messo a disposizione anche i nostri automezzi in dismissione, che vanno a rafforzare il parco autoveicoli delle forze dell'ordine. Grazie. Grazie assessore Paparelli. Prego collega Rosi per la replica. Io comprendo ovviamente che è chiaro che ci sono normative a livello nazionale, eccetera, però era ovviamente per porre, insomma, un'attenzione soprattutto per la realtà, per gli umbri, ma anche perché di fronte che proprio la provincia di Terni sono state, insomma, nei giorni passati erano usciti sui giornali che erano state intensificate le misure di sicurezza e di protezione, no? Per alcuni obiettivi sensibili a rischio. E fronte proprio di questo, che avevo ritenuto, insomma, che prendere atto e fare in modo che tutta l'Umbria, insieme alle istituzioni, insieme con gli organi competenti, questura, prefettura e quant'altro, sia, insomma, che l'Umbria sia, insomma, con la discrezione e con la, diciamo, con la dovuta cautela, sia posta, insomma, a sicurezza, ma soprattutto per far passare questo messaggio ai nostri cittadini. Grazie. Chiamo l'oggetto numero 212, strada statale numero 3 Flaminia, iniziativa che la Giunta regionale intende adottare ai fini della messa in sicurezza e del ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia dell'arteria. Dopo la frana verificatasi in località San Giovanni Profiamma di Foligno, tempi previsti per la realizzazione delle opere necessarie. Interroga il consigliere Barberini, risponde l'assessore Rometti. Prego collega Barberini. Grazie Presidente. La interrogazione, assessore Rometti, riguarda una nota e triste vicenda, ma è anche incomprensibilmente risolta, perché dal 2013, esattamente dal 2 aprile 2013, a seguito di una frana che si è riversata sulla sede stradale della strada statale numero 3 Flaminia, all'altezza della frazione di San Giovanni Profiamma nel comune di Foligno, detta strada è stata oggetto di chiusura. Una chiusura che si è protratta per 15 giorni ininterrottamente in tutti e due i sensi. Solo dopo 15 giorni è stata riaperta ad una sede esclusivamente, ad una sola corsia. E nel frattempo si è avviato un'attività di monitoraggio per cercare di comprendere, appunto, se questa frana era ancora in atto. Per la verità sono passati, stando alle date, sono passati ben quasi due anni e di fatto ci ritroviamo in questa situazione. Una strada statale, una strada a grande percorrenza, una strada che è a servizio della Valle Umbra Sud nei collegamenti con le Marche e con il territorio dell'Eugubino Gualdese, una strada che
ancora viene di fatto trattata come una sorta di strada vicinale, perché è una strada statale ferma e chiusa da 2 anni con una sola corsia, credo che non sia oggettivamente una cosa praticabile. Tra l'altro giungono notizie, questo è l'elemento di positività, che l'intervento è oggetto di finanziamento, nel senso che le risorse finanziarie ci sono disponibili per effettuare l'intervento. Va semplicemente capito le ragioni che hanno impedito l'effettuazione a distanza di 2 anni e capito soprattutto qual è il soggetto attuatore, qual è il soggetto che debba fare questo intervento per ripristinare la sede statale nella sua interezza. Grazie. Grazie collega Barberini, prego assessore Rometti per la risposta. Ma io credo di poter dire che in questo caso la Regione ha fatto quello che era nelle sue possibilità e in questo evento che è successo appunto, come veniva detto, nella primavera del 2013, lì peraltro ci sono i lavori in corso da parte della società Quadrilatico per ammodernare tutta la, diciamo, quel tratto di viabilità, che è una viabilità innanzitutto, è una strada statale, e pur essendo una strada statale, quindi di competenza ANAS, la Regione dell'Umbria dopo l'evento ha subito finanziato un importo di 200.000 euro per il monitoraggio necessario per poter capire se questa frana, come dire, le condizioni dell'evento franoso e per poter avere, diciamo, tutte le notizie per un intervento di ripristino di questo smottamento sulla collina monte della frana stessa. Addirittura sono stati fatti sondaggi, è stato predisposto un sistema di monitoraggio e in buona sostanza, se la frana si dovesse muovere, viene interrotta la circolazione attraverso il semaforo che è stato posizionato a valle della frana. Quindi sono stati fatti monitoraggi, è stata fatta, diciamo, un'indagine accurata, la Regione ha finanziato altri ulteriori 800.000 euro per ripristinare appunto e per mettere in sicurezza questo versante collinare che era andato a interessare la carreggiata, finanziamento dato all'amministrazione comunale. Quindi 2 fasi, una prima fase di monitoraggio, capire di che, diciamo, come si poteva mettere in sicurezza la frana stessa, e una seconda fase dei lavori attraverso il finanziamento assegnato. Devo dire che c'è stata molta incertezza da parte di chi può avere la competenza. L'ANAS dice che la frana non ha interessato la sede stradale, quindi non è di mia competenza, è il terreno a monte, quindi è di competenza dell'amministrazione comunale. Noi, per dare una mano ulteriore, perché non ci fossero preoccupazioni, mi rendo conto, insomma, si tratta di una decisione delicata, perché se mentre c'è traffico, come dire, c'è uno smottamento, chi si assume la responsabilità? Naturalmente se la vuole assumere la Regione Veduta. È stata istituita anche una commissione tecnica con persone anche qualificate, docenti universitari. È stata nei giorni scorsi inviata una lettera al Comune di Foligno, al servizio geologico del Comune di Foligno, con il quale si dice che, rimuovendo, diciamo, il terreno che interessa la carreggiata, posizionando 2 gabbioni di pietra per poter contenere, diciamo, il piede della scarpata, si può riaprire tranquillamente la circolazione in attesa di fare i lavori. Io confido che con questa nota firmata da esperti, da quelli che hanno, diciamo, competenza in materia, nei prossimi giorni, prossimamente, si possa riaprire intanto la carreggiata a doppio senso di circolazione, poi, siccome ci sono i soldi, fare i lavori per il consolidamento della frana stessa. Grazie assessore Rometti, prego collega Barberini per la replica. Sì assessore, indubbiamente prendo atto delle sue dichiarazioni, esprimo una soddisfazione per quanto attiene quantomeno a quello che è stato fatto, e cioè la messa a disposizione delle risorse, l'attività di monitoraggio e finalmente, da ultimo, anche il tipo di intervento necessario.
Certo, l'amarezza è la constatazione che sono passati 2 anni e credo che sia un po' troppo. Ad inizio secolo in America l'Empire State Building è stato costruito in 10 mesi, oggi, diciamo nel 2015, per rimuovere una frana su una strada statale impieghiamo quasi 2 anni. Probabilmente, forse le chiedo, Assessore, di cercare di capire quale può essere il soggetto attuatore che oggi può veramente intervenire e rispettare verosimilmente questo impegno che si è assunto nel giro di qualche giorno o diciamo massimo un paio di mesi per la riapertura. Grazie. No, nel senso che sicuramente capisco, so che non è la Regione, forse più che il Comune, trattandosi di una sede statale, almeno per questo primo intervento sarebbe opportuno che intervenga direttamente l'ANAS. Grazie. Grazie collega Barberini, termina qui l'assessore di Question Time, interrompiamo il Consiglio prima della sessione ordinaria per una riunione dei capigruppo con i lavoratori dell'ISRIM nella sala sindaci, della giunta capigruppo, interrompo il Consiglio, verrà ripreso alla fine di detta riunione.